nel canale Casa Superstar. Qualche giorno fa, mettendo in ordine degli oggetti, mi è capitata tra le mani questa confezione qui. In questa confezione sono conservate delle forchette. Aspetta che lo metto in ordine. Bene, aprendole mi sono accorta di come queste forchette fossero veramente luride, ma non luride sporche. Fossero ridotte in questa condizione. È normale che degli oggetti d'argento che non vengono lucidati per tantissimo tempo possano ridursi in questo modo. Vale anche per i gioielli, vale anche per i suppelletti, per le cornici, per i candelabri e cose del genere. Sinceramente io non ho dei candelabri d'argento, non ho argenteria in giro per casa. Queste forchette sono d'argento. Queste forchette io le uso veramente molto 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 raramente. Però vedendole, guarda, in queste condizioni ho detto: oh, ma un gran peccato, le pulisco. In questo video vediamo come pulire oggetti d'argento con due soli passaggi, uno è metti a mollo e uno è passa un panno, punto, in un modo facilissimo e veramente molto economico. Ovviamente utilizzo lui, il bicarbonato. So che con il bicarbonato metto tutti d'accordo. Allora, c'è chi in quello che ti sto per proporre aggiunge pure l'aceto, perché bicarbonato e aceto a quanto pare è la panacea di tutti i mali. Io non uso in questo caso l'aceto, ma perché l'odore dell'aceto mi fa stare un po' male, mi dà molto fastidio, quindi io non lo uso. Ma ti assicuro che solo con il bicarbonato riusciamo ad ottenere un ottimo risultato. Come portare una forchetta da così a così? Facilissimo. Quello di cui abbiamo bisogno è del bicarbonato, dell'acqua bollente e un foglio d'alluminio. La carta d'alluminio che si usa per cucinare, quella normale, cioè quella che trovi al supermercato a niente. Il procedimento è di una semplicità veramente incredibile. È ovvio che il contenitore che si deve utilizzare debba seguire la forma dell'oggetto che noi intendiamo pulire. Nel mio caso, essendo delle forchette, prendo un contenitore basso e largo, lo fodero con la carta stagnola e metto semplicemente del bicarbonato. Guarda, più o meno saranno un paio di cucchiai, non di più, verso dell'acqua bollente e come vedi cominciano le bollicine. Mi limito semplicemente a poggiare le forchette all'interno del contenitore con la carta stagnola, l'acqua bollente e il bicarbonato. Il risultato è a dir poco sorprendente, ma in realtà ci potremmo pure arrivare perché succede tutto questo. Ma quello che puoi notare è che a vista d'occhio le forchette si puliscono da sole, cioè ritornano brillanti veramente in un lampo. In tutti i post che io ho trovato sul come pulire l'argento suggerivano una cosa del genere, dicevano di lasciare in ammollo per circa 10 minuti e così io ho fatto. Al termine dei 10 minuti mi sono semplicemente limitata a strofinare leggermente le forchette con un panno in microfibra, punto, non ho fatto altro. Non ti nascondo che io poi le ho sciacquate perché non mi piaceva che rimanessero con l'acqua e bicarbonato, quindi le ho sciacquate. E queste sono le mie forchette pulite. Guarda, te lo dico sincera, chissà per quanti anni sono rimaste chiuse in quel cassetto senza mai essere lucidate, ma perché io non le uso mai queste forchettine così d'argento. Ah, questa è la prova veramente del prima e del dopo. È un metodo facilissimo, super efficace, veramente economico e che dà un risultato incredibile. Guarda, te lo dico, non l'avevo mai provato perché io solitamente facevo una specie di pappetta con il bicarbonato. Questo metodo, per quanto mi riguarda, è un metodo nuovo, non l'avevo mai provato perché solitamente ho utilizzato il dentifricio e lo spazzolino. Apro una piccola parentesi. Io ti invito a dare un'occhiata a questo link e questo link ti riporterà al mio altro canale che è Annalisa Superstar. In questo video io ti mostro come pulire i gioielli d'oro con soprattutto delle pietre e riportarli a nuova vita. Li utilizzo il detersivo in polvere per bucato e anche quello è un metodo assolutamente fantastico, a bassissimo costo. È praticamente come se li portassi a lucidare dal gioielliere, tanto che a me questo metodo del detersivo lo ha spiegato proprio un gioielliere. Ti dico tutto questo perché ho portato a nuova vita questo anello. Questo è un anello di mia mamma. Guarda, questo anello ha più anni di me. Questo anello lo comprò mia mamma quando era ragazza, ecco, diciamo così, ed è diventato mio. Era diventato nero. Questa
l'anello solitamente io lo lucidavo con il dentifricio, ma in questo caso per l'anello io mi limito a fare lo stesso antico procedimento che ho utilizzato per le forchette: alluminio, bicarbonato, acqua calda. Metto l'anello a mollo e neanche dopo un minuto l'anello comincia a perdere il nero attorno. Ovviamente, esattamente come che per le forchette, le ho lasciate in mollo circa 10 minuti e poi mi sono limitata a passare un panno in microfibra per lucidarlo un po'. Il risultato è veramente ottimo. Se io considero che prima lo pulivo con il dentifricio e il risultato del dentifricio non mi è mai dispiaciuto, anzi. Però ti devo dire che questo, essendo argento argento, va più che bene, il risultato è veramente ottimo. Anche questo poi in realtà io l'ho passato sotto l'acqua e ho ripassato un panno in microfibra asciutto. Parliamo del dentifricio e dello spazzolino. Avevo questi orecchini, leggermente sporchi, non sporchissimi. Uno l'ho pulito col dentifricio, uno l'ho pulito con il metodo del bicarbonato. In questo caso, questi non sono orecchini d'argento. Questi sono orecchini in bigiotteria, c'era scritto silver, ma non sono proprio d'argento, eh. Sono marca Guess, ma no, non è proprio argento. Per quanto riguarda oggetti di silver o cose che tu stessa non sei certa siano d'argento, ti sconsiglio di utilizzare il metodo del bicarbonato e la carta stagnola. Perché ho notato che è come se si levasse la patina superiore della cromatura. Quindi per oggetti come questi, come gli orecchini o bigiotteria che obiettivamente hanno una costata carissima, che però si innerisce, io ti consiglio il dentifricio. Per un orecchino utilizzo il bicarbonato e la carta stagnola, per un orecchino utilizzo il dentifricio. Prendo del dentifricio in pasta, non in gel, in pasta, e lo massaggio su tutto quanto l'oggetto. Lascio asciugare per 10-15 minuti. Aggiungo un goccio di acqua tiepida e con uno spazzolino levo i rimasugli, sai, perché se tu non stai molto attenta si deposita tipo del dentifricio nelle fessurine piccoline ed è poi è proprio brutto, cioè rimane il dentifricio là. Quindi con uno spazzolino, io sto spazzolino vecchiotto così, che ormai utilizzo per pulire gli oggettini, ecco. Quindi utilizzo sempre questo per, e ti devo dire, mi ci trovo abbastanza bene, perché tu fai così, no? E ti si pulisce. Allora, per oggetti di poco valore, come un paio di orecchini come questi, ti suggerisco di utilizzare il dentifricio, dove obiettivamente impiega un pochettino più di tempo e devi pure un pochettino sgomitare, cioè non è che sia chissà quale grandissima fatica, attenzione, però dai, insomma, devi dedicare un poco di tempo e prestare attenzione a levare il dentifricio che si deposita. Quindi, ricapitolando, per oggetti in argento come le forchette o altri tipi di oggetti in argento come alcuni gioielli che possiamo avere in argento in giro per casa inneriti, carta stagnola, acqua calda, bicarbonato, e vedrai, cioè, se guardi gli oggetti una volta immersi nell'acqua calda e bicarbonato, vedi come a vista d'occhio si schiariscono e si puliscono. Per oggetti di poco valore, come un paio di orecchini che hanno una patina differente, che di certo non sono l'argento, argento, 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 sconsiglio il bicarbonato e l'acqua calda, ma ti consiglio di utilizzare il dentifricio. In realtà vanno via anche lì 10 minuti. Guarda, in questo caso abbatti realmente i costi. È un metodo veramente facilissimo, velocissimo e, come puoi vedere, efficace. Che puoi fare in qualsiasi momento, basta che lasci lì a mollo, li danno sciacquato e poi li asciughi, punto. Non c'è più bisogno di strofinare. E soprattutto in questo caso non c'è bisogno di utilizzare dei detergenti chimici per pulire degli oggetti con i quali poi mangiamo. E so che molte di voi sono più che attente a questo aspetto della faccenda. Quindi spero di mettere tutti quanti d'accordo con questo video. Se hai un metodo diverso da quello che ho proposto in questo video, dillo, scrivilo, condividilo. Potrebbe essere molto interessante attuare anche il tuo metodo e utilizzare quello che abbiamo in casa già per pulire degli oggetti che magari noi mettiamo, sono quegli oggetti da cassetto, no?
sai come si dice qua a Palermo? Da cascione. Di quelle cose che una ha e tiene nel cassetto, però è pure giusto ogni tanto pulirli e lucidarli e averli sempre in ordine. Spero che il mio video ti sia piaciuto, non dimenticare di lasciare un pollice in su se vuoi aiutare me e il mio canale a crescere. Ci vediamo dopo domani con un nuovo video. Ciao!